Questa è la vecchia stazione abbandonata di Lago Negro. Ora mi trovo nella zona vicino al ponte girevole, che è alle mie spalle là. Questa era il capolinea della Spezzano Lago Negro. Questa è la stazione FS. C'era anche dall'altro lato, però ora non si vede, la denominazione delle Calabro Lucane, e poi là c'era la galleria che adesso è tutta piena di alberi, intasata. È stata soppressa perché dovevano fare dei lavori nelle gallerie per poter permettere a nuovi treni di passare. Però non si rivelarono efficaci e così la chiusero. Oggi, che siamo nel 2021, versa in queste condizioni. C'è ponte girevole, deposito, stazione. Questo era proprio un capolinea. Pezzo unico. Ci stanno anche degli scambi. E poi là davanti continuano i binari, però è pieno di sterpaglie. Peccato davvero. Ah, e poi là c'è quel casolare, era la stazione con la torre dell'acqua e il deposito delle Calabro Lucane o SCL. E là ho letto che avevano lasciato anche delle locomotive, però ora è tutto chiuso. Guardate qua quanta noncuranza con tutti questi alberi sulle rotaie. Ci sta ancora tutto, casolari, tutto. Ecco, laggiù è il deposito. Poi stiamo iniziando ad entrare nella stazione. Poi là in fondo c'è anche il viadotto delle Calabro Lucane. E poi là in fondo c'è tutta la stazione. Speriamo che qualcuno si interessi, si riesca a ripristinarla. Intanto per questo reportage è tutto. Vi ricordo che se volete altri video su ferrovie o su treni, se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Al prossimo video.